Questa è una delle necropoli più importanti del mostro Mediterraneo e più importante di Cartagine. Non esistono luoghi di questo genere nel Mediterraneo di Fenicia. I Fenici non sono gli inventori né della porpora, né del vetro, né dell'alfabeto. I Fenici sono coloro che li hanno esportati in Occidente e quindi hanno aperto l'Occidente alla storia, perché hanno portato in Occidente la scrittura. La necropoli di Sant'Antioco, dove siamo ora, che è costruita con queste grandi tombe a camera sotterranea interamente scavate nella roccia. Scavare significa indagare su quanto di cultura materiale, quindi di cocci e di frammenti rotti, ci ha lasciato l'antichità per arrivare a coglierne lo sviluppo storico. Il ricordo più bello e anche l'emozione più intensa è stato affacciarsi nella tomba dipinta. C'è una camera con un pilastro centrale, con un uomo scolpito sulla pietra e poi disegnato, dipinto, dipinto di rosso, ha la barba nera. Noi siamo in un giacimento archeologico incredibile. Queste pietre sconnesse che ci circondano appartenevano a una grande cinta muraria dell'antica Sant'Antioco. Queste pietre si possono ricomporre, si può ricostruire quello che era l'ambiente antico. Ma molta gente non sa che esiste questo museo, così come non sa che esiste questa città, che peraltro è invece la più antica città fenicia di Sardegna e quindi come tale il più antico nucleo urbano della Sardegna. Noi rischiamo di perdere in modo definitivo uno dei giacimenti archeologici più rappresentativi del Mediterraneo. Questo posto è fortemente in pericolo. È in pericolo perché non soltanto l'uomo può creare dei problemi, ma soprattutto perché la natura stessa si va degradando lentamente. Dobbiamo recuperare tutti insieme il nostro passato, perché il nostro passato ci aiuta a essere migliori, oggi e nel futuro. Gli italiani devono venire qua perché queste cose sono loro, fanno parte della loro storia. Gli italiani devono conoscere la loro storia. Quello che viene richiesto è di avere un impulso d'affetto, d'amore, di interesse per cose che appartengono a tutti e che non è giusto dimenticare e distruggere. Affinché possano servire non soltanto per noi, ma anche per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. Quello che stiamo perdendo non è qualche vaso o qualche pezzo da museo, ma la nostra storia. È come bruciare un messaggio che ci è arrivato migliaia di anni fa e perdere una parte preziosa del nostro patrimonio e diventare più poveri. Salviamo gli scavi fenici di Sulchi.